Lei dà soltanto un calcio d'inizio? Gioca? È il massimo che posso fare. Solitamente non gioca a calcio? Giocavo in porta, male, ma giocavo in porta. Però adesso mi pare che veramente una bella iniziativa. Pasolini è stato tante cose, è stato teatro, è stato cinema, è stato letteratura, è stato poesia, è stato anche calcio. E quindi davvero sono delle immagini bellissime, ce n'è una in particolare di Pasolini in giacca e cravatta che gioca con i bambini nella periferia romana, e credo che parlo qua a Pietralata, questa iniziativa sia davvero il modo migliore per iniziare queste... Ricordo di Pasolini. Ci sono moltissime iniziative in tutta Italia. Noi come Ministero abbiamo lavorato per un anno con un comitato guidato da Dacia Maraini. Ci sono iniziative che davvero dimostrano come 40 anni dopo c'è un grande ricordo, c'è un messaggio che passa alle giovani generazioni, e io credo anche nel mio ruolo di Ministro della Cultura di dover in qualche modo, non per me, ma per chi c'era prima, in qualche modo scusarmi per le istituzioni che non hanno capito Pasolini, anzi spesso lo hanno emarginato. Il pallone sta per essere sfiorato dai piedi di Ninetto Davoli e Dario Franceschini in modo da dare finalmente l'avvio a questo quadrangolare. Vai col fischio! Quadrangolare che in maniera sotterranea è stato al centro di dibattiti e conversazioni. Ecco, l'arbitro ha fischiato. Ninetto Davoli passa a Dario Franceschini, c'è uno scambio di... e il ministro Franceschini lancia la palla fuori dal cerchio di centrocampo. Chiedo a tutti quanti, che coloro che non devono giocare questo primo incontro, di uscire dal rettangolo di gioco e lasciare soltanto le due squadre che daranno avvio al torneo.